C'è chi fa tutto alla velocità della luce. E altri che vivono la loro vita al rallentatore. Il ninja veloce affetta frutta e verdura in un secondo. E il ninja lento starà sotto una bella pioggia di frutta. Vuoi vedere la vita reale al rallentatore? Vieni a vedere elettrizzanti momenti ed esperimenti folli al rallentatore sul canale WoW Motion. Segui il link nella descrizione e iscriviti. Il ragazzo veloce porta il suo animale domestico a fare una passeggiata. Sì, con un padrone così qualsiasi cane sarebbe in ottima forma. Più veloce, Fluffy! Non rimanere indietro! Il ragazzo lento porta il suo animale domestico a fare una passeggiata. Con un padrone così, anche una tartaruga sembrerebbe una velocista. Più veloce, Sam! Non rimanere indietro! Il veloce proprietario lancia un bastone e lo prende da solo. Padroncino, posso giocare anche io col bastone? Anche il proprietario lento vuole giocare con il suo animale domestico. Dai, Reginald, corri! Prendi il bastone! Sam, questo è tuo? Ecco! Prego, amico! Un atleta lento salta anche al rallentatore. Tre salti in un giorno? Basta così! Un atleta veloce salta così velocemente che fonde letteralmente il pavimento! Ah! Veloce! Salvate questo velocista! Un ragazzo veloce scatta le foto così velocemente che non ha nemmeno bisogno di un cameraman! O un timer! Che bella foto! Sono riuscito a farla in tempo! Penso sia venuta benissimo! Perfetta! Sembra la pubblicità per il concorso Mister Universo! Grazie, amico! Ma è difficile per un ragazzo lento fare una bella foto! Ci vogliono ore prima che sia pronto a scattare la foto! Aspettate un minuto, ragazzi! Aggiusto solo le impostazioni! Hai finito? Sam, noi andiamo! Ok, timer di 10 minuti avviato! Ehi, ragazzi! Dove siete? Ok, va bene! Immagino che questa sarà una sessione in solitaria! Le cose belle arrivano a chi aspetta! Buon compleanno, Sam! Presto, spegni le candeline! Veloce, non ha mai sentito parlare di una cosa del genere! Deve prima pensare al suo desiderio! Poi respirare una buona quantità d'aria! Preparatevi! Mette le labbra giuste! E ci vuole molto tempo! Forza! Fallo! Soffia! Purtroppo gli amici di Sam non sono molto pazienti. Potremmo invecchiare mentre aspettiamo che Sam spenga le sue candele. Mangia la tua torta, Mr. Super Speed! La cosa peggiore però è quando due persone lente si incontrano nello stesso posto. E se questa è la fila di un negozio, allora non puoi certo invidiare gli altri clienti. Oh no, sono due lumache! Finirete in questo secolo!
Puoi andare più veloce! Basta che non mi dica che la carta è stata rifiutata! Basta, non ce la faccio più! Vado in un altro negozio, uno con un servizio veloce! Oh no, sta contando i soldi! Muoviti, signor Lumacone! Ti faccio vedere io come si fa in fretta! Paga, borsa, ora vattene! Il prossimo! Aspetta, hai dimenticato lo scontrino! Oh no, è una tragedia! Niente da mangiare? Consegna a domicilio! Se sei fortunato, potresti avere il fattorino più veloce del mondo! È già qui! Il suo ordine, signore! Buon appetito! E la mia mancia! Grazie! Wow, è stato così veloce! La zuppa sta ancora bollendo! Non male! Come fanno le persone lente a guardare i video di YouTube? Molto lentamente. Queste riprese sono tutte così veloci? Non capisco cosa stia succedendo. Ma ecco un trucco. Imposta la velocità di riproduzione a 0,25, così non ti perdi niente. Ecco, ora ho capito la battuta. Non male. Le mele fanno bene alla salute. Ma le persone lente ci mettono così tanto a leggere che le loro mele si seccano completamente. Cos'è successo alla mia mela? Che strano, devo averne comprata una marcia. Prendere appunti in classe. Speedy Dan copia tutto quello che dice la prof. A fare tutto così velocemente. Dan, mi presti il tuo... No, non il tuo libro. Sì, i tuoi appunti. Non ho avuto tempo di... Cosa? Non riesco a leggere. Immagino che sia la calligrafia di una persona veloce. La scrittura di Dan è peggiore di quella del mio medico. La ragazza di Sam è a Parigi per un mese. Mi manca tantissimo. Le scriverò una lunga lettera d'amore per ricordarle di me. Amore mio, mio unico e solo amore. Lumacone Sam ci mette così tanto a scrivere la sua lettera che potrebbe passare un secolo intero. Bonjour, mon amour, sono tornata. Tesoro, ti stavo scrivendo una lettera. Sei tornata così in fretta. Sei tornata prima per caso? No, ci hai messo una vita a scrivere la tua lettera. Lumacone Sam è in ritardo per un altro appuntamento, come al solito. Ciao tesoro! Dove sono i miei fiori? Ops! Sam si è dimenticato dei fiori, ma ora non ha intenzione di correre a prenderli. Forse un mazzo di fiori online può servire allo scopo. Hai un nuovo messaggio floreale. Cosa? Sei serio? Non ti arrabbiare. Guarda, ecco dei bei fiori locali. Va bene così? Sam, come fai ad essere così pigro? Ehi, dove vai così di fretta? Aspettami, hai dimenticato i tuoi fiori. Se un ragazzo veloce si è dimenticato di portare i fiori all'appuntamento, risolverà la situazione all'istante. Sbatti le palpebre e il bouquet è nelle tue mani. Wow! Ho passato così tanto tempo con te, devo scappare! Ciao! Lumacone Sam ama il latte, ma quando lo porta a casa dal negozio è già scaduto. Questo succede ogni volta! Forse dovresti andare un po' più veloce?
Ti è piaciuto vedere la vita in velocità e al rallentatore? Scrivi qui sotto quale ragazzo ti è piaciuto di più. E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e cliccate sulla campanella. Non perdete i nuovi e divertenti video di Woohoo!